Benvenuti a Parlarne tra amici, il nostro format preferito, possiamo dirlo. Siamo molto parziali. Oggi che Sophie è in pigiama e io sembro la vostra professoressa d'inglese delle medie, parleremo di senso di colpa. Come mi ha detto di recente una mia amica, andrebbe multato nelle relazioni. Io sono d'accordo e ne parliamo da due punti di vista, secondo me. Ossia, sia quando lo provi tu, sia quando qualcuno ti costringe a È provarlo. questo il punto, era esattamente la prima cosa che volevo dire, ovvero pensando alle ultime relazioni che ho avuto, romantiche, intime, non lo so, sono gli altri di solito che mi fanno provare senso di colpa o Allora, no? tu dici che è sempre, cioè che è sempre suscitato dagli altri, secondo me in realtà no. Cioè, secondo me il senso di colpa, in realtà, in entrambi i sensi, innanzitutto su me scaturisce da una forma di, soprattutto nelle relazioni di narcisismo. Per narcisismo intendo, cioè perché sennò sembra adesso peraltro una parola che va super di moda, tutti ne parlano, ma intendo semplicemente l'idea per cui tu sei onnipotente e quindi qualunque azione tu faccia si riverbererà sugli altri in una maniera sconvolgente, tu sarai tipo la prima causa dei loro mali, che voglio dire, cioè, Non è non è così, così. però un po' sì. E aspetta però, perché invece anche secondo me, quando tu lo fai provare agli altri, anche lì c'è una forma di narcisismo in cui pensi che gli altri si dovrebbero comportare secondo delle aspettative che tu hai su di loro. E che quindi non so, cioè tu non li vedi davvero per quello che sono, ma per come loro dovrebbero essere rispetto a te, secondo me. Cioè, quello che io è un tema a cui penso tantissimo, perché a me è molto capitato, e per esempio, secondo me è una delle cose che capita anche nel ghosting, cioè, su me un sacco di gente sparisce perché si sente in colpa e non riesce ad avere il coraggio di dire: guarda, non mi piaci, non voglio più uscire con te, e preferisce tipo scomparire sentendosi tantissimo in colpa, perché pensa che se ti dicesse questa cosa il tuo cuore andrebbe in frantumi, che è secondo me una roba assurda in realtà, perché ovviamente chiunque abbia avuto un po' di relazioni sa benissimo che qualunque cuore spezzato si riaggiusta, quindi cioè in realtà poi lascia sempre il tempo che trova, c'è una cosa dolorosissima, però voglio dire, si supera tutto, quindi secondo me, a meno che proprio non uccidi la cucciolata di Labrador del tuo amico, secondo me stai ok, un po'. Tu l'ultima volta che l'ha provato, raccontami un Io attimo. l'ultima volta che l'ho provato, in realtà, allora io sono una che è come se avessi paura di provarlo di continuo, cioè Cioè? mi chiedo sempre quanto sto influenzando quest'altra persona, cioè io di fatto non vorrei provarlo perché poi cioè, sono molto convinta che gli altri non sono mai una tua responsabilità. Però è una sfumatura in realtà poi questa affermazione, cioè nel senso non sono una mia responsabilità, ma io sono responsabile di quello che gli faccio credere, delle cose che gli racconto, di quanto li trascino all'interno della mia vita. Certo, loro poi sono responsabili per se stessi o dovrebbero esserlo. È che non. È che però, Chi secondo. vince? Cioè nel senso è chiaro che io so di avere il potere di più o di non averlo e quindi quando so di avere il potere di più, ho la responsabilità di gestirlo nella maniera corretta, forse un po' sì. Nella maniera corretta, però, vuol dire, secondo me, essere onesti, non vuol dire tenersi. Cioè, capito quello che intendo? Alla fine tu sei. Allora, io molto spesso sono stata accusata di partire troppo in quarta nelle relazioni, Eccomi qua. illudendo il prossimo, perché poi magari dopo un po' mi stanco. Però voglio dire, è un mio diritto potermi godere anche una prima parte frizzantina, non pensando che poi magari, cioè godendomi la cotta, e l'altra persona poi, cioè, se ne farà una ragione. Io forse però veramente sono una strega, non lo so, però per me è sempre stato così, e quando io invece ho preso dei gran pali, l'ho sempre accettata sportivamente, perché poi io credo che appunto ci sia bisogno in realtà di una certa sportività appunto nelle relazioni, anche perché penso anche che se vuoi bene a una persona e se una persona ti piace, in un modo o nell'altro riuscirai comunque a tenerla nella tua vita, e quindi
cioè io trovo sempre che l'idea per cui tu sei responsabile di una determinata cosa, o meglio, tu in realtà hai il controllo, perché poi è quello il discorso, è come se tu riuscissi a controllare e a prevedere quello che l'altro farà. Quella roba lì, secondo me, in realtà è un po' deviante come pensiero. E soprattutto, secondo me, non ti fa vivere bene le cose, perché poi hai sempre paura che l'altro in realtà sia questo cucciolo smarrito, che poi nella mia esperienza anche quelli che ci sono rimasti malissimo magari, poi dopo un mese stavano benissimo, per cui dico pure, ragazzi, lo so, il mondo è così e... Io sono fantastico, voi non potete avermi, no, no, so, no, il mondo è così. No, non è quello, però, certo. Cioè, e ti dico, di recente ho avuto un'esperienza in cui io, che penso di essere una persona che non lo fa provare agli altri, te l'ho mai fatto provare? No, è vero, infatti io penso sempre, cioè quando penso alle relazioni, a come dovrebbero andare, ovviamente penso sempre a te e al fatto che mi piacerebbe tantissimo trovare un uomo un giorno con cui gestire una relazione come l'abbiamo gestita noi due, cioè per un sacco di dinamiche. E infatti no, non mi hai mai fatto provare senso di colpa e non ho mai provato senso di colpa, credo, nei tuoi confronti. Cioè ora magari... microcosa, sì, beh, però sì. Non... cioè, non, no. No, ma infatti il punto è che secondo me una relazione in cui ci si rispetta davvero, in cui si vede l'altro davvero, è una relazione priva di senso di colpa. Perché il problema è che il senso di colpa è una cosa manipolatoria. Cioè, se io ti voglio far provare senso di colpa è perché io ti voglio manipolare affinché tu abbia un'emozione che tu di tuo non avresti. Cioè, sentirti molto in colpa. Sì, sì, è verissimo. È verissimo e... una delle mie ultime relazioni mi sono accorta che non andava bene quando mi è arrivato questo lunghissimo messaggio che ti ho inoltrato. E tu mi hai detto no. Sofia, no. Cioè, non è colpa tua qui. C'è qualcuno che vuole farti sentire malissimo, ma tu non stai facendo niente di sbagliato. E io ho detto wow, cioè sono mesi che io mi sento in colpa verso qualcuno e faccio delle cose perché mi sento di continuo in colpa e non sono più io. Effettivamente... Eh sì, perché secondo me è uno strumento che viene usato per pilotare l'altra persona e io me ne rendo molto... Sì, poi è molto evidente, penso che sia capitato a un sacco di persone, tipo di avere amici in una relazione che si basa molto su questa cosa e da fuori è chiarissimo. Solo che poi quando ci stai dentro vieni tipo risucchiato da questa spirale di sentimento, di... Cioè, e secondo me, per dirti, facciamo anche il caso, prendiamo anche il caso, gruppo di amiche, e come sempre succede, o di amici, no, gli amici maschi sono diversi in questo forse, non lo so, però gruppo di amiche, sia lesbiche che etero, in cui tutte si accoppiano a un certo punto con la stessa persona, con me. Lì, per esempio, io sono molto libera, cioè io credo che, a parte magari la persona con cui stai in quel momento, per il resto liberi tutti. Cioè io non ho nessun tipo di rimostranza da fare se qualcuna sta con un mio ex fidanzato, una mia ex fiamma. Secondo me però è un esempio troppo generale, cioè dipende tantissimo dai casi. Vai. No, è così, cioè nel senso anch'io... dico sempre alle mie amiche, se volete pigliarvi i miei ex, fate quello che volete, solo che poi mi sono trovata in delle situazioni in cui magari è successo che delle mie amiche, malinterpretando questo mio fate quello che volete, si sono ficcate hanno in fatto delle... quello che volevano. No, si sono ficcate in delle situazioni in un modo per cui dopo alla fine di tutto mi sono sentita in colpa io, cioè nel senso di... È difficilissimo parlare senza fare esempi, non vorrei tirare fuori del... cioè mi dispiacerebbe tipo... parlare di delle persone nello specifico, però mi è capitato che ne so, mi piace molto una mia amica, io sono una che chi se ne frega, andate con chi volete, una mia amica decide di fare sesso con questa persona e all'improvviso io che avevo un flirt con questa persona da tanto tempo, mi viene vietato di avere questo flirt. Ah no, però e allora quindi devi... poi comincio a dovermi sentire in colpa io, allora no. Allora non volevo, cioè liberi tutti, se siete liberi, però liberi davvero, certo. Liberi tutti e poi libera anch'io. Certo, no, ma infatti attenzione, questa cosa qui è fondamentale, cioè noi stiamo sempre parlando, in realtà questa cosa va a favore della mia tesi, cioè la mia tesi è che tutti dovrebbero considerare gli altri liberi di fare quello che vogliono. Perché alla fine, ma neanche,
neanche che tu li consideri liberi, perché loro lo sono. Certo. Cioè, di fatto loro, cioè gli altri, non ti appartengono. E questa roba qui è una cosa che anche io ho imparato dopo tantissimo tempo, in realtà, cioè in una maniera così nucleare poi, perché per tanto tempo l'ho teorizzato, però mi ci è voluto tanto per capire davvero che gli altri non mi appartengono. E quindi io sugli altri non ho delle aspettative, ma non in senso negativo, è che non ho le aspettative che gli altri si comportano come io prevedo che si comportino, come io pretendo o voglio che si comportino. Cioè io ho delle mie amiche... Questo è molto vero di te. Perché io ho delle mie amiche con cui io, magari amiche proprio sorelle, con cui ho dei rapporti complicatissimi, e ormai quando ci facciamo le porcate io mi sono abituata a dire vabbè, mo per 4 mesi io e questa persona evidentemente non ci incrociamo, perché evidentemente vuol dire che siamo in un momento un po' così. E devo dire, è un metodo, come disse una volta un nostro amico, un amico mio di questa mia carissima amica, e siete un po' bros, che un po' è vero, cioè nel senso, vabbè, avevo fatto questa porcata, no? Tipo nessuna si parla più per un po', e poi si ritorna, ma senza neanche bisogno di parlarne, perché di che dobbiamo parlare? Del fatto che a un certo punto te sei voluta scopa quello, poi, cioè... E vabbè, è inutile, tanto dopo 4 mesi quello che rimane è che noi due siamo amiche e che tutti gli altri sono scomparsi dalle nostre vite, perché poi c'è anche molto questo, cioè i rapporti, secondo me, quelli molto profondi, poi rimangono tali. Sì, poi tornano, è vero. Cioè, sempre, secondo me, crescendo un allontanarsi, un avvicinarsi. A me, infatti, la cosa che mi fa molta specie è quando delle persone pretendono da me delle cose che a me non viene naturale dargli, perché penso pure, ma allora che idea hai di me? Ti faccio una domanda, contestualizziamo questa cosa, vabbè, a un certo punto, come tu sai, una persona mi ha fatto male al cuore, secondo te io l'ho fatta sentire in colpa? No. Cioè, no? No. Perché comunque io gli ho rimproverato tante cose. No, però secondo me è molto diverso, cioè, come dire, una cosa è dire le cose onestamente alla fine di un certo tipo di comportamento di un'altra persona. Cioè, se una persona si comporta in un modo poco rispettoso nei tuoi confronti, secondo me, cioè, è lecito che tu dica comunque questa roba qui potevi non farla. Cioè, non è che dico che non devi mai dire un cazzo, cioè, io comunque litigo in No, no, continuazione. certo, è giusto dire le cose, però... Effettivamente, ora che sono un po' più lucida rispetto all'ultima volta che ho parlato con questa persona, che ero molto arrabbiata perché mi sentivo non rispettata, ho un po' sbrodolato. Cioè, se dovessi riavere quella conversazione oggi, dice, non la faresti. Sarei un po' meno. Cioè. Allora, io questa conversazione non l'ho sentita, non lo so. Questa è una cosa che sai tu. Se tu volevi farlo sentire in colpa, lo sai. Come dice mio padre, devi passarti una mano sul cuore. Esatto, se volevi farlo sentire in colpa. Perché io, tipo, nel passato, adesso veramente poco, ma nel passato io lo so delle volte in cui ho fatto sentire in colpa le persone. No, no, anch'io nel passato lo so. Solo che nel mio passato recente invece mi sento una persona che non fa per niente sentire in colpa gli altri. E quindi mi chiedo se in quest'ultimo caso, invece, senza rendermene conto, sono stata un po' vittimina. Allora, secondo me il senza rendersene conto, cioè, è vero, questo è un buon punto, cioè l'esserne consapevoli o meno, perché io sempre vivo, vabbè, questa è la mia idea assolutamente sbagliata, probabilmente il mondo in cui le persone sanno quello che stanno facendo, cosa che in realtà non è quasi mai vera. Però secondo me, se uno è onesto e si ascolta, sa quello che sta facendo a un'altra persona da un punto di vista... Cioè, voglio dire, è come... Faccio un esempio super banale, però è come quando sei invidioso di una persona e allora invece di dire sono invidioso di questa persona dici cazzo, questa persona è brutta, non mi piace... Cioè, ok, pubblicamente dici questa cosa, poi... Dentro di te, mano sul cuore, lo sai qual è il sentimento che provi? Ah, ma tu sei molto fiduciosa nei confronti degli esseri umani, le persone non lo sanno. No? No, secondo me, cioè, moltissime volte mi capita di sentire delle versioni della realtà delle persone che è evidente che non siano reali per me. Cioè, tipo, pensi che questa persona sia brutta? Io penso sempre che sia un discorso scisso, capito? Cioè, che loro ti raccontano una storia, perché è la storia che si raccontano...
però poi ci deve essere una voce interna che dice, cioè, ok, abbiamo coperto questa roba che c'era con questa stronzata qui che ci siamo raccontati. Tu dici di no. Secondo me no. Questo mi interessa saperlo. Cioè, quando voi pensate delle cose di merda, cioè quando voi provate dei sentimenti che sono stigmatizzati nella nostra società, perché anche questo è importante secondo me, cioè noi abbiamo tutta una serie di sentimenti che non riusciamo a elaborare perché li troviamo vergognosi, tipo la vergogna, la colpa, l'invidia. L'invidia tantissimo. Tantissimo, cioè sono tutti sentimenti che noi non tocchiamo, invece è una stronzata perché bisognerebbe proprio metterci le mani e dire raga li proviamo tutti e cioè facciamoci conti. Cerchiamo di capirlo. La gelosia era uno di questi invece ora, adesso, secondo me, sì. Con questo discorso. Pensa che, scusa, piccola parentesi, c'è questa mia amica che mi ha fatto molto ridere una volta, che mi ha detto che lei ogni volta che ha un pensiero negativo su una donna, cioè che pensa che lavora, che pensa che sia una cretina o che pensa che... E però pensa che questa cosa sia dovuta in parte all'invidia, le fa quasi da qualcosa da fare, la fa lavorare. Dice almeno così poi nel mondo, cioè io ho pensato una cosa cattiva e ingiusta forse, però nel mondo tipo l'azione che poi si è concretizzata è positiva. Comunque mi è sembrata una roba Figo. Che mi ha fatto ridere. No, comunque ci sono un sacco di sentimenti che noi non elaboriamo nella nostra società, io però ho sempre cioè, fiducia nel fatto che le persone comunque un po' lo sanno mentre le stanno provando, almeno nella loro cameretta buia, prima di andare a dormire. Tu dici di no? Vabbè, fatecelo sapere, mi interessa. È che non lo sanno? Vabbè, invece magari c'è qualcuno che dice sì, io effettivamente ho un racconto fuori e uno dentro. Okay, ok. Perché per me era così. Cioè io quando ero una persona molto più incattivita, cioè lo sapevo di essere incattivita un po'. Ah, ma perché tu sei svegliissima, non puoi raccontarti delle cazzate. Cioè vai anche in terapia da quando avevi 14 anni e cioè giustamente sei abituata a iperelaborare tutto e quindi appena senti una cosa, che cos'è questa cosa? Però le persone non, secondo me non sono così, cioè si identificano molto nelle cose base che gli insegnano della vita e secondo me cioè, in un sacco di famiglie io vedo delle narrazioni iper sbagliate di un sacco di cose, di come vanno le relazioni, eccetera, eccetera, che poi vengono quindi trasmesse ai figli, che sono le persone che io frequento, come verità. E le persone non le elaborano di solito. Per questo, cioè, non... Il fatto è che poi, secondo me, tutta questa cosa qui è veramente riconducibile al non vedere gli altri. Cioè, io penso che sia un sacco così. Questo me l'ha detto da poco una persona a cui tengo molto, che mi ha detto proprio questa cosa, cioè se tu vedi chi hai davanti sai anche cosa puoi chiedere a quella persona. Ed è vero, cioè se ci pensate ci sono dei vostri amici che voi chiamate quando state male e non quando state bene, e non è che perché siete stronzi, ma perché evidentemente quelle persone lì in quel momento lì sono più adatte a accogliere un certo tipo di cosa, mentre invece vi andate a divertire con quell'altra a cui non... Cioè, e secondo me questa cosa qui è sacrosanta. Sacrosanta, e invece spesso cioè, tendiamo a aspettarci da tutti questo comportamento morale, tipo di come le persone si dovrebbero comportare sì, per essere brave persone, che invece è una cazzata secondo me. Quando è l'ultima volta che ti sei sentita in colpa? Molto tempo fa, sai, perché comunque io l'ho abbastanza estirpato dalla mia vita, cioè mi sono sentita in colpa, ma devo dire molto poco perché è stata una persona secondo me molto delicata e molto brava, un mio ex, quando siamo lasciati, l'ho lasciato, lui è stato drittissimo proprio, cioè stato male, mi ricordo ci siamo parlati la sera, la mattina mi ha chiamato ed è stato, la mattina dopo mi ha chiamato per chiedermi se ero sicura, io ero tipo stavo malissimo, però poi basta, cioè poi, e lì è ovvio insomma, sentirti triste e un po' in colpa perché stai lasciando una persona a cui va bene, ci sta, cioè nel senso è ovvio che c'è una dimensione naturale di senso di colpa che è quella secondo me che l'altro non ti suscita, non so come dire, cioè che tu non ti senti manipolata dall'altro e ci sta perché quello è il tuo e non è che dico che devi essere un automa. L'altro non ti suscita magari, come dicevi prima, è parte di un... di una forma di narcisismo un po' e di tipo oddio cosa farà questa persona senza di me e anche di non lo so, cioè metti in discussione quanto hai
dato a questa persona e quanto velocemente, senza magari chiederti se questa persona era pronta ad accogliere tutte queste cose. Però così l'altra persona rapide. Le ha accolte, cioè nel senso, io penso pure, le ha accolte, cioè siamo in due a fare questa cosa. In realtà il potere nelle relazioni è una roba che si percepisce, ma a parte che poi anche molto nelle relazioni a lungo termine è proprio, cioè io ho avuto relazioni in cui all'inizio ne avevo di meno, poi ne avevo di più, cioè questo. E poi è comunque una cosa che si fa in due. Io ho quest'idea per cui c'è uno che fa tutto in tutte le relazioni, cioè anche in quelle più meschine, non so come dire. Comunque c'è una persona che quella cosa lì evidentemente da qualche parte la vuole, cioè la sta accettando. E secondo me allora bisogna lavorare tipo su una sensibilizzazione a ciò che si desidera e anche a riflettere sul fatto che le persone che ci circondano riflettono evidentemente in un certo modo. Bisogna parlare tantissimo. Non siamo per niente abituati a fare dei check-up con gli altri. Cioè, è una cosa che ho imparato crescendo. Cioè, ho sempre pensato tipo, meno hai bisogno di dirti, meglio è. Ma in realtà tantissime volte non è così, cioè è importante tipo proprio creare uno spazio nel quale ti siedi al tavolo con le persone con cui hai delle relazioni e chiedi e dici quali sono le cose che non vanno bene, quali sono le tue... Sì, e soprattutto ascoltare sempre le amiche quando si ha una relazione. No, veramente, cioè questa cosa qui è mega importante. Io non ti voglio mai più invece raccontare questa mia relazione. Solo perché ho sempre ragione. Come tu hai ragione sulle mie, eh? Cioè, perché la verità è che da fuori è facilissimo. Che ci vuole? No, quindi, cioè, comunque, raga, le vostre, cioè, i vostri migliori amici, vero, le vostre migliori amiche, c'è niente da dire. Cioè, dovete ascoltarli e ascoltarle sempre. Sì, scegliete le persone sì, no, giuste scegliete da ascoltare, beh, no, ovviamente, ecco, però, però sì, sì. Sì, sì. Sì, comunque, raga, delle amiche e degli amici, cioè, bisogna fidarsi sempre se sono buoni amici. Purtroppo sì, uffa. Perché hanno sempre ragione. E come del resto, e tu infatti sei stata timida, tu a volte sei un'amica timida. È vero. Sei un'amica timida e invece non sì, dovresti essere timida. Ma tanto timida. Con te amo, cioè il fatto è che tu sei già molto rapida, quindi è inutile che io il giorno uno ti dico una cosa che tu non crederai e che realizzerai. Ah, però, invece poi, cioè piano piano mi abituo, tipo io adesso con la mia amica che tutti noi conosciamo, Mary Ann, le ho detto di stare un po' più calmina, però... Ha sempre ragione. E lo sente, lei neanche vive nella mia stessa città. Quando la chiamo e le dico delle cose, lei lo sente dal mio tono di voce. Dico, sei, cosa sei tu? Demoniaca. Cioè. Quindi così, no. Anche tu con me sei stata... Demoniaca, sì, lo so. Infatti poi adesso sono tutta che ho paura a dirti le cose. Però veramente gli amici sono importanti in questo senso. Perché cioè, appunto... È che tanto... Perché non è così difficile fidarsi degli amici però? Amo, perché quando sei lì dentro hai la cotta, cioè, vuoi, cioè basta, nessuno esiste più, esiste soltanto l'amato, cioè, che poi magari dura un mese, però comunque esiste solo lui. Altra domanda, come si fa secondo te con una persona a... cioè, facciamo due, sia che si sente in colpa, sia che ti fa sentire in colpa a... intavolare, per guardare che le persone non si rendono conto che questo è un sentimento che è molto, regola un sacco di cose. È molto difficile, io quest'estate ho avuto questa esperienza con una persona che credo fosse molto presa da me, però in una situazione complicata, e a un certo punto, mentre mi stava rendendo la vita molto complicata, io gli ho detto scusami, ma tu ti senti in colpa nei miei confronti? Questa persona mi ha detto sì. Io ho proprio pensato... È assurdo, cioè una persona che si fa sentire a spizzichi e bocconi, che non mi spiega la situazione, eccetera, che si sente pure in colpa nei miei confronti, ma vaffanculo, cioè ma scusa, vieni da me e dimmi due cose. Cioè per me, in realtà, in entrambi i casi è molto difficile sfondare quel muro, perché su me quel muro è il muro che ti dicevo prima, cioè un muro narcisista, per cui in realtà io posso venire da te a dirti 2000 cose, cioè zì, parlami, dimmi che cosa, ma non lo sfondi, cioè o la persona è già lì per che... da sola poteva fare il salto. E infatti io, quando le persone mi fanno sentire molto in colpa, dopo un po' io non, cioè non le frequento in quel momento. Appunto mi è successo l'anno scorso, mi ricordo,
con una persona a cui tengo molto e mi aveva fatto sentire molto in colpa per una cosa che io, cioè capisco, poi io empatizzo con il sentimento, perché capisco poi che quando ti senti ferita, eccetera, ti piacerebbe che magari, che ne so, se tu odi una persona, tutte le persone che, a cui vuoi bene non frequentano più quella persona. È una pretesa non realistica, perché poi soprattutto se gli ambienti sono contigui, insomma, come fai? Dopodiché io capisco che una persona possa essere ferita, ma di solito dico, senti, gestisciti tu questo sentimento, io non posso lenirlo perché lo sempre devo essere libera di poter vivere come voglio, e poi ci ribecchiamo a un certo punto. Cioè, secondo me, oltre a far notare e a dire, guarda, però siamo tutti adulti, siamo tutti liberi, e io in questo devo dire poi sono, cioè nel senso, predico bene e razzolo bene, perché poi quando le persone fanno delle cose così con me io sono molto zen e penso, magari mi allontano io per lo un po'. Lo so che lo sei e lo sono anch'io, cioè nel senso anch'io mi sento abbastanza, cioè sono molto vivi e lascia vivere, che ora detta così sembra no. Instagram in Comic Sans, però di sì, fatto... Sì, che di solito se hai Instagram in Comic Sans l'ultima cosa che ti vogliono far fare è vivere. È vivere, certo. E, però sì, cioè è molto difficile far rendere conto le persone di questo. Cioè una delle mie ultime relazioni, che è quella in cui io mi sentivo mega in colpa, è finita perché l'altra persona non riusciva a rendersi conto di essere manipolatoria, passiva-aggressiva e di volermi far sentire di continuo in colpa. Io ci ho provato tantissimo, perché poi su tantissime altre cose mi sembrava una persona molto figa, ma alla fine era molto complicato entrare e sfondare quella cosa lì. Io penso che per concludere questo video, una cosa che, cioè, a me interessa molto dire è che in generale le relazioni con le persone che ti capiscono e ti vedono e che ti vogliono bene per quello che sei non ti fanno sentire in colpa. Cioè, questa è la mia teoria. Compresi i genitori, cioè i genitori che ti fanno sentire in colpa, assurdi, assurdi. Cioè, quindi, cioè, e i genitori tra l'altro sono un bellissimo esempio, perché i genitori sono nati per farti sentire in colpa, perché comunque pensa per loro, cioè loro nascono tutte delle aspettative su di te, su come dovresti essere, eccetera, quindi per loro è un continuo che tu disattendi tutte queste aspettative e quindi ti fanno sentire, beh, non è così, però dai genitori li accetti. Però se vogliamo parlare di genitori viene un altro video. No, infatti, che faremo? Va bene, mi piace questa cosa, è verissimo. Tutte le relazioni sane della mia vita alla fine sono quelle, sì, che non mi fanno sentire in colpa. Con i genitori va ok, va okay anche averle non sane, perché sono i vostri genitori, che cazzo devi tanto fare? Sono disabituata che di recente mi sono stupita che una volta dovevo vedere un'amica nuova e però non mi sentivo, e sono stata molto onesta, ho detto guarda, è una giornata un po', e mi aspettavo tipo come sono abituata di solito, che cazzo dici, esci di casa, non rompere i coglioni, mi fanno sempre sentire in colpa. Dice, ok, non ti preoccupare, hai bisogno di qualcosa. Wow! Esseri umani. Sì, è vero. Esseri umani piacevoli. No, infatti, raga, cioè nessuno vi deve far sentire, nessuno vi deve mettere in un angolo, nessuno vi deve far sentire in colpa. Comunque sono molto curiosa di sapere... Che cosa ne pensate? Esatto. Commentate e fateci sapere. Ciao, diciamo ciao. Ciao.